mattina su Radio 2 parliamo di un allarme che ha lanciato la FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che dice bene lo zucchero nelle bustine, sì, perché è più igienico. Certo. Perché ce l'ha chiesto l'Europa. Certo, però così ne sprechiamo. Così si finisce per buttarne via un sacco. Tantissimo. Tantissimo. Va bene che lo zucchero andrebbe un po' ridotto nelle nostre diete. Sì, però non buttiamolo però via. Però non buttiamolo via. Allora, al telefono con noi c'è l'uomo che ha lanciato questo allarme, il vicepresidente della FIPE, Aldo Cursano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Cursano, quanto ne buttiamo via di zucchero? Beh, lo zucchero sta diventando amaro perché oltre allo spreco, diciamo che sta diventando un problema veramente di costo, perché di fatto non risponde poi, no, al bisogno di ognuno di noi rispetto alle proprie stili, alle proprie attenzioni, potrebbe ben dosare. Invece questa normativa europea di fatto ha eliminato le nostre classiche care zuccheriere e in questo modo ritengo che abbia aumentato il consumo, anzi lo spreco di zucchero. Ma Cursano, scusi, una volta c'erano le zuccheriere, che però erano anche dei ricettacoli di... Sì, di qualsiasi cosa, perché la gente mescolava il caffè e poi lo metteva di nuovo... il cucchiaino dentro, insomma. Quindi l'idea di toglierle forse era giusta, però si potevano sostituire con quelle col beccuccio magari? Assolutamente, le dosatrici con beccuccio di fatto non risultano diciamo vietate, o comunque un chiarimento del Ministero in qualche modo non le ha escluse, e quindi diciamo che ormai la normativa, i migliaia di euro che si rischiano sono tali che è un po' quasi la rete di tutti i pubblici esercizi hanno preferito, come posso dire, esemplificare mettendo in tutti i caffè, bar, balneari, luoghi, bustine, creando questo fenomeno di ben 14 tonnellate di rifiuti in più, aumentando in un modo esponenziale da 32,4 milioni di chilogrammi dello zucchero sfuso, siamo andati a 46,3 milioni di chilogrammi in zucchero, diciamo, in bustine. Quindi qui stiamo parlando di un 13,9 di consumo in più di ben 64% di costi, perché lo zucchero in bustina, signori, costa, perché dietro c'è un processo, c'è un sistema, c'è una personalizzazione, c'è una gestione che alla fin fine, come si vede, va a creare dei costi che poi lo pagano i consumatori e i pubblici. Cursano, ma scusi, questo proprio allora è interessante magari capire, cioè chi ci guadagna? Perché adesso sono le 8:08 in Italia, un sacco di gente che ci sta ascoltando sta per andare a fare colazione al bar, prende il cappuccino, prende il caffè e prende lo zucchero e ce lo versa dentro. E nel costo del caffè e del cappuccino c'è anche lo zucchero che costa di più? Beh, diciamo che ormai è diventato un uso e consuetudine, ma senza ombra di dubbio per l'esercente che offre soltanto e solamente la presentazione dello zucchero di canna dietetico nelle forme di bustine, c'è un costo che normalmente costa il triplo dello sfuso, però diciamocelo anche, voglio dire, noi bisogna incentivare, e l'obiettivo anche di queste occasioni è quello di dire ai nostri colleghi, amici, anche io stesso gestisco un caffè storico importante a Firenze, dove io ho le mie 6 zuccheriere dosatrici col beccuccio e offro anche le bustine per chi comunque gradisce, no, l'idea della bustina, e riesco in qualche modo a contenere. Quindi è anche un'occasione per dire, colleghi e signori, usate le zuccheriere dosatrici, mettete a disposizione le bustine, ma sappiamo che abbiamo doppia responsabilità, quello di combattere lo spreco, che è un valore, ma poi in qualche modo, siccome non ci sono problemi di sicurezza alimentare, e questo è stato scientificamente dimostrato, per noi al di là della cura, anche la zuccheriera per noi, insomma, era un parte di uno stile, poi c'era chi si distraeva nel lasciarla con il caffè, ma era cura nostra comunque poi Cursano, sistemarla, certo, bene, chiarissimo, bene. Allora, noi siamo con lei in questa battaglia, no, allo spreco, contro lo spreco e contro le bustine, che poi uno ne usa metà, ma perché sì, ormai si sa, il zucchero si usa meno, sempre di meno, per cui metà si lascia nella bustina e la bustina si butta, finisce così. Noi siamo con lei al suo fianco in questa battaglia che speriamo ci possa vedere vincitori.
Grazie per la vostra sensibilità. Grazie, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Viva la FIPE, viva il suo vicepresidente Aldo Cursano. Fra poco, Ardemagni, vediamo cosa fanno qui a New York con lo zucchero. Esatto. Dopo la pubblicità. Qual è la gestione? Cosa Ciao. Usano, le bustine o la zuccheriera o il beccuccio o niente. Magari non lo metto. Fra poco.